Ciao ragazzi e bentornati di nuovo sul mio canale. Ragazzi, come potete vedere, ci troviamo su Minecraft nella versione 1.12.2 perché appunto mi avete chiesto di riportarvi un video sul seed della Blood Moon, perché comunque nell'ultimo video abbiamo fatto un avvistamento, la luna rossa c'era e quindi ragazzi ho detto perché non portarne un altro visto che vi è piaciuto. Però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo siete e di lasciare un bel pollice in su. Soprattutto vi ricordo di iscrivervi perché tramite YouTube ho visto che ci sono persone non iscritte al canale che guardano i video e persone iscritte che guardano i video, sì, però sono in minoranza. Comunque ragazzi, allora, l'ultima volta ci siamo usciti qui, vi faccio vedere sempre che sono in single player, quindi non c'è nessuna mod installata. Ok, sì, infatti era giorno l'ultima volta, a meno che non sia cambiato il tempo, ma non penso che sia cambiato il tempo. Sì, abbiamo fatto l'avvistamento tipo il... Ora vi faccio vedere perché... Abbiamo un po' di cose da fare. Il tempo che ritorno. Allora, io direi di farci una barca perché so che in questo seed appunto ci sta una piramide. Vediamo, questo è ok. Sì, io direi di prendere intanto le scorte della piramide. Però prima voglio vedere una cosa. Sì, infatti una di queste dovrebbe essere la grotta. Quella dove ci stava la testa. Forse sì, questa era. E invece qui era dove tipo avevamo fatto l'avvistamento. Sì, tipo noi siamo caduti qua, siamo risaliti. Sì, infatti è lì. Esatto, tipo qui abbiamo fatto l'avvistamento. E infatti sì, infatti c'è una torcia di redstone addirittura. Sì, tipo qua ci stava l'entità, comunque. Sì, vedete lo scorso video se non l'avete visto. Comunque, mi avete fatto notare, qualcuno mi ha detto tipo lì che c'era qualcosa. Infatti c'è qualcosa di... effettivamente, ma cos'è? Questo è interessante. Questo è un segno appunto dell'entità, perché comunque Seed Blood Moon, Redstone. Sì, insomma, siamo lì. Ragazzi, vi lascio qui sotto in descrizione il link dello scorso video se appunto non l'avete visto, perché è qualcosa di... Oddio, qua tra l'altro una mezza croce, però non è proprio una croce. Comunque vi lascio il link qui sotto perché comunque è d'obbligo, vi dovete andare a vedere per forza il video. Magari qua ci ritorniamo dopo. Sì, infatti è quella lì. Sì, vi ricordo che se voi comunque dovreste andare in una piramide, scavate sempre all'angolo, non scavate mai nella piattaforma quella centrale, perché cadrete in basso, pesterete come si chiama, la pedana a pressione e niente, morirete perché comunque esploderà tutto, quindi... E quindi niente, perdete tutto. Sì, infatti la leviamo pure perché sennò scoppia. Oh, mela d'oro, interessante, mela d'oro, ci potrebbe servire più avanti, penso, se dovremmo affrontare l'entità. Vabbè, qui ci prendiamo tutto come al solito, le cose più importanti. Il moto di ferro ce lo prendiamo lo stesso. La carne marcia, stessa cosa. Oh, un'altra mela d'oro. Ok, per il resto penso di lasciare tutto qui comunque, perché non infatti. Niente, risaliamo. Piramide un po' poverella comunque, a parte le mele d'oro che comunque ci possono servire, perché è sicuro che ci servono le mele d'oro se dovremmo fare un combattimento. Controlliamo comunque la piramide. Però non è una piramide strana comunque. Questa me la prendo. Dai, finora tutto normale, però ancora dobbiamo aspettare che cali la notte, perché comunque più o meno questo seed si manifesta più durante la notte che durante il giorno. Non so se è durante il giorno, ma... Ok, questo qua non è normale. Ma perché?
Ok, però. Ma ci eravamo passati poco fa. Ok. Cioè, è strano, però non lo so. Grafica. Strano comunque, ci ho sempre giocato con la resa alta. Vabbè, lasciamo così comunque. Non lo so, ragazzi, non lo so. Ah, ci prendiamo anche qualche carota. Ora, ritorniamo lì, che magari è già passato un po' di tempo. Ritorniamo qui, vediamo com'è la situazione, ma comunque non penso che cambi qualcosa. No, ma non penso proprio però. No, ma qui è sempre tutto normale, il fuoco è sempre acceso. Non lo so, ragazzi, ditemi voi questa cosa qui cosa potrebbe essere, ma sarà quasi sicuramente opera dell'entità, penso. Sì, mi stavo spostando nella savana e ho trovato questa grotta simmetrica, diciamo, possiamo chiamarla così. Ne approfitto per prendere carbone, che magari ci possiamo fare qualche torcia in più. Ma è quasi notte, non manca tantissimo, ne approfitto sempre per prendere. Che comunque avere della pietra in più non fa mai male, quindi. Ora però direi anche di andare, che già è tardino. Infatti ritorniamo. Sì. Chissà se ci sarà appunto questa notte anche la luna rossa, perché comunque questa è stata la seconda notte. Quindi vediamo, eh. C'è la luna rossa. Ok, c'è di nuovo la luna rossa. Ops. Ok, vabbè, dai, ormai non. Diciamo che un po' me l'aspettavo di nuovo della luna rossa. Però comunque i mob ci sono. E come vi ricordo, questa luna rossa potenzia particolarmente i mob. L'abbiamo visto anche nell'ultimo video, sempre su questo seed. Quindi c'è il danno dei mob aumenta in modo esponenziale. Bisogna vedere adesso la grotta, comunque è notte, quindi possiamo andarci. Cerchiamo di non prendere troppo danno. Ok, allora, nel mentre rigenero. Sento comunque mob sempre sopra, però. Va bene così. Basta che non ci siano più mob qui sotto. È quello? Eh no. Spegniamo la torcia, che mi sa che. Sì, spegniamo la torcia. No, ci ha visto. Che cavolo è? No, sta. Oddio, ci stai inseguendo? Speriamo non ci insegua a vita. No, ok. Sta inseguendo. Che forse mi sa che quell'entità è per i. Cioè, vabbè, me lo aspettavo pure da prima. I mob ci sono. No, ora ritorniamo. Stiamo attenti a quell'entità che, secondo me, ci voleva fare una brutta fine. E questo? Ma che cavolo di villico è? Ma villager. Ok, ma perché comunque? Questo è un villico diverso dagli altri comunque. Cioè, guardate, ha gli occhi neri. Ok. Questo villico commercia una testa per un libro e penna. Ok, pensiamoci, c'è una testa, sarà
Sappiamo dov'è la testa, è in quella grotta. Potremmo fare questo scambio, lui ci dà il libro con la penna. Potremmo fare lo scambio. Certo, perché non farlo lo scambio? Tanto visto che ormai ci siamo, possiamo andare a farlo? Sì, dai, andiamo a fare questo scambio. Tanto ormai abbiamo fatto tutto, quindi perché non fare uno scambio con questo villager? Intanto è stranissimo questo villager, perché? Da dove è spawnato? Ok, qualcuno qui mi sa che non vuole che scambiamo. Facciamo quello scambio. Ok, situazione abbastanza particolare. Mi sa che l'entità sa che vorremmo fare quello scambio, ma ecco perché forse ci stava inseguendo. Magari il villager ce l'ha da prima, da quando ce ne siamo usciti dalla torre. Non lo so, raga, può essere però. Può essere. Potrebbe essere. Ragazzi, fatemi sapere se appunto volete fare questo scambio. Perché comunque lo scambio è abbastanza interessante. Non so cosa ci sia in questo libro e penna. Io non lo so. Però, ragazzi, sta il fatto che questo scambio è interessante. Sì, ormai è quasi giorno. Questo villager, tra l'altro, mi inquieta tantissimo. Tra l'altro non si è mosso ancora. Ma è possibile che ancora non si è mosso? È rimasto nello stesso punto da come l'abbiamo trovato. Sotto ci sono altri villager, però. Vabbè, ragazzi, vi ricordo, un bel like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. E io concludo qui, mi raccomando. Fatemi sapere qui sotto se volete fare lo scambio. Bella.